Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Dopo 12 anni di osteria abbiamo deciso comunque di ridimensionarci e di aprire un'attività dove la famiglia sarebbe stata un poco più unita. Raffaele e Roberta gestivano un ristorante nel centro di Caserta, ma prima il Covid, poi la crisi economica, li hanno costretti a vendere ed acquistare questo piccolo bar. Il 2022 è stato un anno, diciamo, di transizione. Economicamente abbiamo sofferto tantissimo. Abbiamo dovuto rinunciare a tanto. Le rinunce più grosse dopo, diciamo, la pandemia sono state dovute proprio al caro bollette. L'importo di novembre 2021, la mia bolletta mensile, è di 265 euro. Se prendiamo le ultime due, quindi parliamo di novembre 2022, 619,96 euro, il doppio della spesa che avevo circa un anno fa. Dal pane al latte, alla pasta, allo zucchero stesso, che sono prodotti che ormai non esiste più il prezzo di prima, acquistarlo col prezzo di prima. Io ho due figlie femmine, una bambina di 4 anni e un'altra di prossimamente 14. Abbiamo rinunciato noi genitori determinate cose per permettere a loro qualcosa in più che non sia del necessario. Oggi secondo me non esiste più il ceto medio, non c'è più chi riesce con lo stipendio ad andare avanti a permettersi il necessario e anche quel poco in più. E adesso incomincerà, io dico sempre, la vera povertà per tutte le famiglie, presumo. Sono pochi, io li chiamo l'elite, quelli che non risentono, ma la maggior parte siamo tutti sulla stessa barca.